di marzo barra aprile, perché oramai siamo già a fine mese. Avete sicuramente già visto la prima parte del video, spero, a fine mese, siamo a metà mese. Comunque, avete sicuramente visto, vero, la prima parte del video. Se non l'avete visto, se riesco che non mi si cancella tutto, perché YouTube ogni tanto non piace quando metto i link sotto, comunque vi lascio il link sotto. E andiamo avanti con i prodotti finiti. Così, sto sempre pescando dalla busta. Allora, abbiamo balsamo labbra, burro di karité, effetto emolliente della BioHeart. Buonissimi, 3,90 euro mi sembra. Buonissimi, sono, io ne ho già il terzo che provo, sia quello alla rosa moschetta, sia quello all'aloe, sia questo, sono veramente eccezionali, sono molto morbidi, vi devono piacere, sono molto molto, no non è vero, perché quello alla rosa moschetta era già un po' più duro, dipende dai principi attivi che ci sono dentro, comunque straconsiglio assolutamente, assolutamente, buonissimo, non andate a usare il labello, usate cose un po'. Poi della World of Beauty ho un po' purtroppo accantonato, ne ho usata metà e poi basta, anzi no, ne ho usata più della metà in realtà, perché non so se vedete ma si vede già il fondo. Crema dai molteplici effetti, ho fatto tutto il post con tutta la spiegazione su Instagram. L'ho lasciata un pochino indietro e basta, perché nonostante abbia 8000 effetti anche farti il caffè la mattina, a parte che lascia la scia bianca, io avevo bisogno di riapplicare qualcos'altro, un'altra crema, perché questa non era sufficiente. Non è evidentemente il mio tipo di crema, mi spiace, perché comunque è una correzione anche di luminosità eccetera, però non, no, se no è no. Comunque lo trovate il post su Instagram. Poi di Green & Beauty ho finito questo deodorante Woman, prodotto naturale con estratto di ciliegia e ribes. Green & Beauty, non vorrei dirvi una cavolata, sì no, fa parte stesso dell'altro balsamo che vi avevo fatto vedere, l'altro balsamo, dell'altro deodorante. Vi avevo accennato in un video che questo sarebbe stato un video con tantissimi deodoranti, siamo una famiglia che si deodora, lasciamolo qua davanti. Sono stessa casa. Cioè, questo è Green Natural e questo è Green & Beauty, ma sono sotto lo stesso marchio. Allora, questo, a parte il profumo che è eccezionale, è molto, molto molto delicato, bio. E praticamente deodora grazie alla sinergia tra i tretil citrato derivato da frutto acerbo delle ciliegie ribes e l'estratto di semi di pompelmo, non va a inibire il naturale processo di traspirazione della pelle. Non contiene sali d'alluminio, alcol, coloranti e conservanti di sintesi. Allora, questo qui è buonissimo, davvero è molto buono, sempre però usato in inverno, fine autunno, inverno, inizio primavera, dopodiché per me d'estate non va più bene. Ma sono io, nel senso, però ecco, questo è già tipo, è già il secondo che utilizzo di questi, non mi dispiace per niente. E poi in estate niente, devo andare con quelli tradizionali. Poi di Chanel, questo fondotinta qui che non so neanche se fanno ancora, Perfection Lumière Velvet Tint Effect Flutter Smooth Effect Makeup SPF 15, media coprenza. La commessa, come al solito, non aveva capito niente. Così si doveva shakerare. Forse ce n'è ancora dentro. Sì, ce n'è ancora. Si doveva shakerare, a parte che non. Questo non mi ha fatto impazzire, devo dire la verità.
si fonde molto bene, ma non ha una coprenza così. Poi io volevo una cosa matte e invece mi ha dato una roba che è luminosa. A me, quando tinta luminosi, non è che ogni tanto. Vabbè, poi non è il fondotinta migliore della vita, anche se è di Chanel. Poi deodoranti di radici toscane, Deo Berberino, un deodorante a base di. Ricordati di sorridere almeno una volta al giorno. È in crema per ascelle mitiche, appunto di radici toscane, praticamente fatto principalmente di bicarbonato, e a me purtroppo non è una cosa che mi si addice, infatti ne ho usato pochissimo, ma lo butto via perché ha cambiato odore, perché è tanto che ce l'ho. Non è uno di quelle cose, non mi piace, io ho sempre le unghie lunghe, non mi piace andare a lavorare il prodotto con le mani, mettermelo sotto l'ascella, no, non è un prodotto che mi è piaciuto, purtroppo. Acquisto sbagliato. Maschera. Ah sì, di Shaka. Preferisco quella di Lowa sempre. Questa qui non mi è piaciuta particolarmente, all'inizio mi bruciavano anche un po' le mani, l'ho tenuta su, ma non mi ha fatto impazzire. Coreana, all'aloe, c'erano delle avvertenze, a 20 minuti io l'ho tenuta su di più, solo per un utilizzo. E infatti dice non applicare su pelle irritata o con manifestazioni cutanee, interrompere l'uso del prodotto se sorgono. Ma perché sto leggendo il portoghese? Cioè, almeno leggiamo l'inglese. Ah no, ma c'è anche l'italiano. Qualora si dovesse avvertire prurito, irritazioni varie, rivolgersi a un dermatologo se la condizione dovesse aggravarsi. Allora, per carità, a me è stato leggerissimo il pizzicore che mi ha dato, però ecco, già io con i miei problemi alle mani, la psoriasi, no, mille volte meglio l'Owa. Poi, di World of Beauty ho provato la loro fialetta all'acido ialuronico. Al complesso di ialuronico, sono tre pesi molecolari in fase oleosa. Ne ho provata solo una, ne ho altre due da provare. Devo riprovarla perché non ho capito se ho utilizzato troppo prodotto io o cosa. È in fase oleosa. Devo riprovarla mettendone di meno. Solo che praticamente una volta che è aperta. Allora, qui dice 4 giorni, 4 giorni, mi hanno detto no, solo un giorno, 4 giorni però se la metti in frigorifero. Per cui io ho fatto che aprirla la mattina e la sera me la sono sparata, cioè praticamente l'ho usata mezza la mattina e mezza la sera, perché avevo paura che mi esplodesse la faccia e invece devo riprovarla, per cui non so dirlo. Al momento era questa che perdevo. Poi di Make Up Forever ho finito questo correttore liftante colorazione 3, vediamo, magari ce n'è ancora un pochino dentro. No, colorazione 2. Ah, perché ne ho due, allora probabilmente ho semplicemente confuso le scatoline. Vediamo se questo a me non dispiace come prodotto, come correttore, è abbastanza buono, sì, ma perché quando li finisco e poi quando li provo qua con voi, cioè ce n'è ancora, ce n'era ancora, mannaggia la miseria, cioè ce n'era ancora, non lo so, vabbè, comunque. È buono, è un buon correttore, non si ammucchia.
è abbastanza che distende, sgonfia. A me non dispiace per niente, ha una buona durata. Sì, piaciuto. Piaciuto, infatti ce ne ho già un altro anche. E poi per ultima, ma solo perché è finita in fondo, la Serenity Cream mini size, trovata nel calendario dell'avvento di Eccoverde, che ha un profumo delizioso di camomilla. E che se avessi ricevuto almeno quella da 15 ml sarei stata la persona più felice del mondo, perché è buonissima. È una cremina coccola la sera, buonissima. Crema idratante. La pelle normale e sensibile può essere idratata in modo ottimale. La crema contiene estratto di fico d'India lenitivo, rassodante e idratante, nonché un complesso di protezione estrema che difende la pelle dall'inquinamento ambientale e dall'invecchiamento causato dallo stress. La formulazione è completata da acido ialuronico a basso peso molecolare che dona un'idratazione intensa. E per ottenere risultati migliori, applicare prima il siero S5 appropriato. Questo è proprio S5. S5 Skincare si chiama. Su Eccoverde la trovate sia da 15 ml, che costa 16,99 euro, sia da 50, che costa 51,99 euro. Allora, io parte che l'aggiungerei alla lista dei desideri subito, perché secondo me è veramente molto carina come crema, assolutamente. Ah, tra l'altro su Ecoverde adesso c'è il 10% di sconto con Save 10. Questa a me è piaciuta veramente tanto. Ah, a parte che aveva l'odorino tipo, cioè io ci sentivo la camomilla, un po' di tisana, non lo so, come se mi sparasse della tisana in faccia. Molto morbida, una texture ottimale che si fonde bene sulla pelle, si assorbe molto bene, non lascia untuosità. A me è piaciuta tanto. Bene, ragazze, con questo il video è terminato. Sono sicura che questo pezzo sarà durato meno della prima parte. Comunque, niente, grazie per aver guardato il video e ci vediamo alla prossima. Prossimo video, chissà cosa sarà, chissà se non ci vediamo prima, ma penso proprio di sì. Vi auguro una buona, ma non si sa mai. Vi auguro una buona Pasqua e che possa essere più serena possibile. Una buona Pasquetta, bevete responsabilmente. Un buon 25 aprile, un buon 1º maggio. No, spero di riuscire nel frattempo a fare altri video, ma comunque io mi porto avanti perché non si sa mai, conoscendomi. Un bacione. E ciao ciao, a presto, alla prossima, grazie per i nuovi iscritti, grazie per gli iscritti che continuano a guardarmi, grazie a chi mi commenta e grazie per aver guardato il video. Ciao ciao!